colpiti oltre la paura, il cuore delle imprese del distretto toscano della moda, oltre l'ostacolo oggettivo e tenace della pandemia. Pitti Immagine Uomo numero 101 prende il via alla Fortezza d'Abasso con un minuto di silenzio per ricordare David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo prematuramente scomparso. Reflection è il tema di questa edizione. Cambia la vita, sappiamo quanto è cambiata negli ultimi 2 anni e così la società e il modo di fare impresa si rispecchiano e cambiano a loro volta. Sono 70 anni da quella prima sfilata in Sala Bianca a Palazzo Pitti, ha ricordato il presidente della regione Eugenio Giani. L'identificazione di Firenze e della Toscana con la moda da allora è totale. Pitti è l'Italia, è il Made in Italy e perciò non poteva mancare di dare un segnale di speranza. Il segnale è importante, io ho molto condiviso e ho insistito perché dobbiamo dare proprio a tutti i cittadini il profilo e la speranza che quello che stiamo facendo contro il Covid non ostacola quello che sono le iniziative identitarie di carattere, diciamo così, anche di promozione della città e della regione. La convinzione che bisogna in questa fase dare un segnale di fiducia nel futuro, di intrapresa, quindi con i rischi che l'intraprendere comporta, e di sicurezza. Sicurezza che rispetta quanto la legge stabilisce, e noi siamo andati oltre, abbiamo prenotato le stanze nel Covid Hotel, abbiamo messo a disposizione gratuitamente 20.000 mascherine FFP2, anche i tamponi, penso in particolare molecolari per gli stranieri che devono tornare in casa rapidamente, riusciamo a farglieli nei tempi utili per poter poi riprendere i loro aerei e tornare. Quindi il massimo delle garanzie per far sì che le persone vengano qui serene. Un grande segnale di speranza di un'economia, di una società che passa attraverso questo settore per presentarsi all'estero, ha ribadito anche l'assessore alle attività produttive della regione Leonardo Marras. La moda vale oltre un terzo della manifattura toscana, quindi da Pitti si misura la febbre, si misura lo stato di salute di questo settore che è che esprime il carattere più importante dell'industria proprio regionale. E quindi il fatto che con coraggio, con determinazione, con speranza e con investimento ragionato si torni in presenza, si insista, si coinvolgano le imprese, le piccole soprattutto in medie imprese che da Pitti possono avere davvero un grande servizio, significa appunto provare a sostenere.